importante. Ragazzi, grazie di essere venuti. Sarò brevissimo perché il tempo è tiranno e poi Angelo vi dirà sicuramente qualche retroscena suo, qualche forza che vuole mettere in campo questa, per questa determinazione del nostro capitano. Il nostro capitano merita tutto questo, è con noi da 7 anni e mezzo, quasi 8, l'abbiamo raccolto che era un ragazzino piccolino che a stento sapeva tirare un calcio in giro al pallone, poi l'abbiamo cresciuto e finalmente è diventato il capitano che tutti noi vogliamo bene. Ci auguriamo che lui dia la forza alla squadra, insieme al mister, trascini i tuoi compagni, perché sei di esempio da un punto di vista professionale e da un punto di vista morale. Una bella famiglia, una bella persona, un bellissimo giocatore, quindi spero che le cose possano andare sempre meglio con l'aiuto di tutti, perché da solo ovviamente non riuscirai a portare a termine il tuo compito, però sei da stimolo per gli altri, quindi sono certo che riusciremo sicuramente ad uscire da questa situazione che non ci appartiene. Non ci appartiene nella maniera più totale e ringrazio Angelo di essere stato con noi per questi 7 anni e mezzo e vorrei dargli questo piccolo riconoscimento da parte della società, che non è assolutamente niente di importante, ma moralmente significa molto per grazie, grazie, grazie. Auguri. Grazie. Auguri, grazie, Angelo. Grazie. Auguri Angelo. Auguri. Grazie, grazie. Il ministro naturalmente mi ha detto, ragazzi, perché a fine anno cerchiamo di tenere il viaggiato, però. Buone cose, ragazzi, auguri. Grazie. Auguri, mi lascio con Angelo. Arrivederci, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Sì, le parole mi fanno molto piacere perché guardando a ritroso 200 partite sono tante e so quante ne ho passate, quante ne abbiamo passate tutti con i miei compagni, la società, con i vari allenatori che comunque ringrazio tutti e quindi ripeto, pensando a ritroso quante battaglie abbiamo fatto e ora mi ritrovo a ricevere questo bellissimo personale riconoscimento, quindi per me mi fa molto piacere, ecco. Hai parlato di battaglia, la battaglia più importante è quella di sabato qui contro la Salernitana, una gara anche per te particolare. Sì, è particolare per me, ma lo è per tutti. Questa è una partita sentita, una partita, questo è il derby vero in Serie B, ma senza se e senza ma noi dobbiamo vincere perché ne abbiamo bisogno come il pane, per noi, per il morale, per la classifica, per le nostre famiglie, noi dobbiamo vincere, non abbiamo altro risultato e mi aspetto una grandissima battaglia da parte nostra. Ecco. Ma io non mi piace parlare di questione mentale, perché se ne parli dopo, se non lo è, lo fai diventare. Io prendo il lato positivo e quindi dico che per forze esterne doveva andare così. Di sicuro abbiamo capito gli errori che sono stati commessi, perché anche a Bari in 2 occasioni abbiamo fatto comunque 2 errori che hanno permesso di perdere la partita. Noi non ce lo possiamo permettere, ripeto, siamo stati anche belli, riceviamo i complimenti, ma a me non interessano i complimenti, a me interessano i punti e ora abbiamo soltanto un risultato con la Salernitana. Mi interessa chi gioca o chi non gioca, mi interessa l'Avellino, perché se l'Avellino gioca come sano vinciamo
quindi mi preoccupo in casa mia, perché stiamo ricevendo, ti ripeto, tanti complimenti. Sì, stiamo crescendo, penso che, ma questo magari fa piacere a voi. A noi interessano i punti e dobbiamo vincere. Punto e basta, senza se, senza ma, non so come, anche con un solo tiro in porta, anche siamo brutti, non mi interessa, bisogna vincere, punto. Ecco, Angelo, a noi interessa soprattutto il carattere di voi calciatori in campo. C'è stato un cambio di atteggiamento con l'arrivo di Novetino, però ho avuto la sensazione, ti parlo personalmente, che a Bari non si è visto quel Valentino famelico, soprattutto nel secondo tempo. Quegli occhi da tigre che tu ben sai che Valentino ha saputo sfoderare nel corso di questi anni, finora forse è mancato un po' anche questo aspetto caratteriale. Quello di sicuro. Stiamo crescendo, non è l'Avellino di sempre, non è l'Avellino che piace a me, anzi a volte a tratti lo è e quello fa ben sperare. Noi dobbiamo essere spietati, voglio fare un gol, cioè, come gli anni passati 1-0 è finita la partita, possono tirare in porta anche per 3 giorni, non mi interessa, questo è l'Avellino di sempre e questo lo deve essere. Ora arriva questo derby e spero, lo vinceremo e da quel momento in poi voglio l'Avellino di sempre, ecco. Angelo, ti chiedo, rispetto alla gestione del tuo scambio, adesso è una continuità tattica 4-4-2, che poi avete le varianti in fase offensiva, voi da punti di riferimento, nel senso che non siete magari più spesati, cambiati di partita in partita, questa è una sicurezza che ti dà maggiore serenità in campo? Ma diciamo che con l'arrivo di Novellino la squadra si sente molto più sicura con questo modulo, ma io l'ho sempre detto, i moduli sono quelli che sono, è la testa che fa la differenza e fino ad ora sono arrivate delle buone prestazioni, ma punti pochi, quindi mi aspetto un Avellino arrabbiato, con rabbia, perché ho visto ragazzi, anche io, sabato dopo la partita, domenica, c'era molta amarezza, molto dispiacere per come è venuta la sconfitta a Bari, quindi mi aspetto un Avellino arrabbiato, cioè queste partite si devono vincere, la palla deve scoppiare, deve prendere fuoco, si devono vincere tutti i duelli, questo è il derby si vince così, punto. Sì, ma il Presidente mi è stato sempre vicino, quindi io non mi sono mai posto questo problema. Dispiace perché ora la prima cosa è quella che dobbiamo risalire la classifica, questo è il pensiero di tutti. Poi le cose vengono da sole, perché per me la famiglia Taccone mi è stata molto vicino ed è quello che serve, quello che mi fa piacere a me. A noi, io li vedo soffrire, ci vedono soffrire per questo Avellino che purtroppo non sta andando bene. Quindi, ripeto, la priorità è quella di risalire in classifica. Angelo, volevo chiederti, lo spogliatoio, come ha vissuto la notizia di questi detenuti del sportivo? Come vivete l'eventualità di organizzazione della classifica? Ma guarda, sinceramente, magari qualcuno non sa neanche a conoscenza, ma a noi poco interessa, a noi interessa salvare l'Avellino sul campo, cioè, e a me i risultati stanno venendo meno, quindi io sono molto dispiaciuto, sono molto arrabbiato, quindi mi sento molto responsabile di questo, quindi io mi sento responsabile del campo e devo trovare le forze, devo trovare le motivazioni, devo trovare le energie per far cambiare questo. Devo cambiare la classifica e dobbiamo risalire. Per farlo bisogna vincere.